questa è una mostra fotografica sulla biodiversità nel Parco Ionico organizzata dai portuani di Palagianello che lavorano anche a Palagiano e in altri comuni del Parco Ionico, con in collaborazione del The Factory, dove stiamo allestendo la mostra. Allora, questa mostra è diciamo, il risultato di un anno del nostro progetto finanziato dalla Regione che si chiama appunto Biodiversità del Parco Ionico. Quindi dovremmo andare camminando
onde evitare che si creino dei danni inutili alla vegetazione, perché ogni singolo fiore, ogni singola pianta, per quanto a noi possa sembrarci banale il filo d'erba, ha la sua funzione biologica nel ciclo della natura. Ovvio, questo significa che devono stare chiusi a casa, perché sennò altrimenti calpestiamo le. Però il senso è che ci vuole quell'equilibrio di stare attenti. Però parliamo poi degli animali. Gli animali lì la precauzione aumenta. La curiosità di fotografare un nido, per esempio, ci deve stare attenti, perché molti uccelli, quando ci si avvicina troppo, possono abbandonare i piccoli che sono appena nati, possono abbandonare il nido. Quindi, se vogliamo, addirittura a volte la fotografia naturalistica può essere l'unico tipo di fotografia che può fare veramente danno a ciò che si vuole fotografare. Quindi, ovviamente, ognuno di noi deve avere un minimo di educazione, tra virgolette, per stare attenti. Certo, il nido del grillaio che è fuori al balcone, che lui ci tollera, è abituato alla nostra presenza, quindi è diverso. Ma se trovassimo un nido di un falco su una parete rocciosa, sulla gravina, andare lì sotto per cercare di fotografarlo potrebbe recare disturbo, potrebbe portare anche all'abbandono del nido e quindi magari alla fine della riproduzione, per esempio, se è quel falco. E magari potrebbe essere uno dei rari falchi che abbiamo nelle gravine, come potrebbe essere il pellegrino, il canario. Si parla di 2, 3, 4 coppie, cioè parliamo di numeri esigui. Quindi immaginatevi di distruggere una riproduzione di uno di questi falchi, significa ridurre del 50% la possibilità di quei falchi nel nostro territorio, per esempio. Quindi un attimo di attenzione, se proprio ci combattiamo, a volte vediamo una scena di un nido, di una tana, una scena del genere, un attimo veloce, lo vediamo, magari poi ci allontaniamo in modo da evitare di recare disturbo, perché come detto sono animali e organismi delicati. Ma man mano che si rendono più grandi sono più delicati, più sono piccoli più magari possiamo osservare. Per esempio, se osserviamo delle rane in uno stagno, di sicuro non recheranno disturbo più di tanto. C'è una differenza in base alle dimensioni, alla distanza che noi ci possiamo avvicinare senza recare disturbo. Diciamo che proporzionalmente più è grande l'animale, praticamente più diventa difficile o dovrebbe essere stato attento ad avvicinarsi. Detto questo, vediamo gli ambienti più classici delle. Noi qua siamo in gradini, quindi io ho preparato per i montagni. Per esempio, ci sono alcune aquile, a volte anche alcune aquile reali, però ci sono alcune aquile, come l'aquila dei Poteri si chiama, ci sono alcuni tipi di aquile che vivono anche in Sicilia o anche praticamente sulle zone della steppa, per esempio c'è l'aquila della steppa, appunto, il nome te lo fa capire. Quindi ci sono aquile che sicuramente preferiscono la montagna, dove possono predare le marmotte, dove possono predare tutti gli animali tipici della montagna. Ma ci sono delle aquile che hanno una nicchia ecologica, cioè vivono in un posto, in un luogo particolare, adatto al loro. Come per esempio questo qui, che non ha bisogno della montagna, però ha bisogno di posti tranquilli, dove c'è molta natura, di grossi alberi, perché fa il nido sugli alberi. Per esempio l'aquila reale, come direte tutto giustamente, preferisce fare il nido sulla roccia, per esempio quello di una parete di montagna. Mentre invece il biancone ha bisogno della chioma degli alberi. Proprio, se voi vedete se è un grande albero, lui si metterebbe proprio sopra. Quindi ha bisogno di questi grandi alberi. Quindi anche da noi esistono questi alberi, però non è l'aquila reale, come hai detto tu giustamente. L'aquila reale è più legata all'ambiente di montagna. Mentre invece alcune aquile particolari, diverse, come questa qui, possono vivere anche da noi. Infatti tanti anni fa si è guardata la carbone, c'erano i carbonari. E quindi comunque le gravine venivano sfruttate da questo scopo, quindi trovare questi grandi alberi che stanno ricrescendo, però qualcuno più particolare. Quindi l'inversione termica si può riconoscere in queste piante, questi alberi che sono tipici di ambienti più freddi, e anche negli animali. Per esempio le farfalle, sono alcuni tipi di farfalle che si ritrovano più facilmente sul fondo delle gravine, mentre in altri posti d'Italia si troverebbero per esempio in montagna. Guardate qua,